Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Oggi volevo parlarvi sommariamente di un autore, questo davvero è particolare, che ha pubblicato tre volumi grazie a Divisual. Tre volumi, al di là che sono di per sé strani come formato, il primo R, sembra un quadrato, sembra la custodia di un CD, e BQ il libro della mosca e BQ il libro del topo. Allora, che cosa sono queste storie di Atsushi Kaneko? Chi è Atsushi Kaneko? Perché Caverna di Platone ce ne vuole parlare? Vi piacciono le ambientazioni psichedeliche? Vi piacciono quelle storie di serie B, di fantascienza, di improbabili alieni, di improbabili serial killer, di complotti di mafiosetti che vanno in giro a tentare di fare un colpo, di ragazzini che scoprono cose che non devono scoprire? Tutta quella marmaglia di gente, di roba, tutto quel miasma degli anni 80 di quella roba di serie B è concentrata all'interno di queste storie. Se vi piacciono quelle cose, in questi tre volumi potrete sicuramente trovare stimoli, divertimento, anche emozioni. Sono sicuramente dei volumi che vi intratterranno tantissimo, anche se le storie non vi piacciono, e ve lo assicuro io. Vedete, perché Caverna di Platone dobbiamo spendere 8,50 € per prenderci la custodia del CD, 8,90 € per prenderci il libro del topo, il libro della mosca, e poi perché si chiamano il libro del topo, il libro della mosca? Perché questo si chiama R? Perché Atsushi Kaneko è pazzo, che volete da me? Vi posso dire però che se spendete questi soldini, rimanete, sarete contenti, sarete davvero contenti. Sapete perché? Perché sono psichedelici, sono davvero psichedelici, ma non nel senso che si rifanno agli anni 70. No, questi sono sotto acido, sono stampati con dei colori stranissimi. Guardate, questo è stampato in questo modo. Questo così, questo è un verde boom, verde cacca, un verde più verde. Questo è arancione. Cioè, questo a quadrati, a rombi. No, è per questo, ve lo dico io, è per questo che voi continuerete a leggere queste storie. Per vedere quanto si spinge avanti l'autore. Le storie, come vi ho detto, vi ho fatto già una anticipazione, sono storie molto varie, non hanno un filo che le lega, anzi sono anche all'interno della storia stessa abbastanza sconclusionate, nel senso che raccontano qualcosa, ma sono comunque delle storie di intrattenimento e basta, non cercano di dare significati, anzi, come vi ho detto, ci sono improbabili alieni, robe spaziali, mafiosetti, morti uccisi, cioè tutta roba dissacrante, anche comica, strana, che ci viene proposta in questi volumi. Ve l'ho detto, rimarrete incollati solo per vedere come sono stati stampati i volumi, solo come le storie sono state pubblicate. Dovevano essere pubblicati anche altre raccolte di questo autore, ma sinceramente non so se l'hanno più fatto. Anche qui nel libro della Mosca, ovviamente, ci sono diverse tecniche utilizzate per stampare il volume. Lo prenderete solo per questo, credetemi, perché
che se già vi piace il tipo di storie con questa colorazione, davvero andrete fuori di testa. Probabilmente sarebbe meglio prendere direttamente R, perché The Flybook e The Mouse Book fanno parte di un trittico che doveva avere anche The Roach Book, che non so se è stato poi completato. Quindi sicuramente è meglio lanciarsi su R, che è anche molto più sperimentale. Molto più sperimentale, ci sono storie più varie. Quindi assolutamente io vi consiglio questi volumi di Atsushi Kaneko, che trovate in fumetteria, pubblicati da Divisual. Prezzo di 8,50€, 8,90€ IBQ. Per ora è tutto e ci vediamo. Ciao ragazzi!